Fuochi d'artificio al Civitelle di Agnone, fa tutto quasi la formazione granata nella buona e nella cattiva sorte. 4-4-2 l'assetto dei padroni di casa privi dell'infortunato Di Lollo, sostituito in mediana da Margarita. La risposta dei biancoverdi dello squalificato tecnico marchigiano Bolzan, sistemato in tribuna, è in uno spregiudicato 4-3-3. La situazione di classifica degli ospiti impone fino al termine della stagione di giocarsi le ultime carte per rimanere in categoria. Arbitra Claudio Petrella della sezione di Ciampino. Partono meglio gli ospiti sulla staffilata di Galli che Campanico non trattiene. Albanesi fallisce lo 0-1. Incursione d'applausi di Guerra fino ai limiti dell'area, sponda con il petto di Guida. Molinaro si supera sulla conclusione. Navarro sulla ribattuta spreca il vantaggio, siamo al 7° minuto. Vantaggio Olimpia che arriverà puntuale al 1/4 d'ora. Arcobaleno di Margarita dalla propria metà campo. Ragazzo controlla il cuoio, lo serve di giustezza alla corrente Guida. Nulla può il pur bravo Molinaro che deve inchinarsi a raccogliere la sfera nel sacco. Sulle ali dell'entusiasmo Lagnone costringe i biancoverdi all'indietro. Castello in difficoltà a contenere Guerra sul fianco difensivo destro. Al 34esimo giunge inaspettato il pareggio ospite. Lodi trafigge centralmente Campanico su calcio diretto. Colpevole la barriera granata, palla sotto le gambe dei giocatori. Lagnone avrebbe prima della fine del tempo di rimettersi in avanti. Il destro preciso a fil di palo di Margarita è ricacciato dall'attento Molinaro. La squadra viaggiante non sta a guardare. Sul taglio di Albanesi al centro dell'area, Berardi alza colpevolmente la mira con il destro. 1-1 al termine dei primi 45 minuti. La ripresa inizia con gli stessi 22 di partenza. Sprint degli ospiti che mettono la testa avanti con Galli pronto ad infilare Campanico dopo il primo salvataggio del portiere Molisano sull'esterno di Berardi. Del Grosso abbandona il più prudente 4-4-2 e getta nella mischia Nicola Guerra, esterno d'attacco a sinistra per Navarro. Al 1/4 d'ora Walter Guerra e Ragazzu tessono una nuova occasione per Guida, ben posizionato all'interno dell'area. Il colpo di testa schiacciato a terra fa imprecare i tifosi di casa. 2 minuti dopo il Castelfidardo si porta sul 3-1 sullo svarione della difesa di casa. L'azione nasce da una punizione di Lodi, la retroguardia granata è inchiodata da Filipponi che non crede ai propri occhi sulla dormita generale degli avversari. Ma le emozioni non sono terminate, Lagnone si rialza dalla polvere, Ragazzu prima di lasciare posto a Litterio per un problema muscolare chiama di nuovo in causa Molinaro. Il portiere classe 97 regge l'urto. Ma nulla può, qualche minuto più tardi, sul 2-3 di Guida al volo all'interno dei 16 metri che rianima i molisani. La difesa del Castelfidardo è in apnea e fatica ormai a risalire la corrente. Gragnoli, subentrato nell'assalto finale a Margarita, si guadagna la massima punizione dagli 11 metri che lo stesso attaccante romano si incarica di calciare al minuto 32. Molinaro finta sulla sua destra, poi intuisce la conclusione non angolata. Si resta sul risultato di 2-3. Bolzan chiama l'ingresso di Siletti per Filipponi. L'11 di casa non si abbatte, ricamato, torna a bussare al 37esimo dalle parti di Molinaro. Su assist di Nicola Guerra il capitano acciuffa il pareggio. L'Olimpia è una marea incontenibile, il Castelfidardo tracolla. A castigarla ci pensa Gragnoli, gioie e dolori per la formazione di Alessandro Del Grosso. Mancino a giro sul secondo palo e la rete si gonfia a 120 secondi dal traguardo. Una mazzata per i biancoverdi marchigiani che non hanno più la forza di rialzarsi. Lagnone tra errori e applausi può sognare un posto nei play-off.